Ciao a tutti e benvenuti al video di oggi. Allora, il video di oggi ha un computer diverso dal solito, quindi ho accantonato il mio 486 definitivamente in favore di un più performante, più prestante Pentium 1 a 233 MHz con tecnologia MMX. Questo perché, come avevo, mi sembra, spiegato nel video di Lotus, adesso non ho più bisogno di giochi che sono sensibili alla velocità della CPU, quindi abbiamo visto nel caso per esempio di Test Drive 3 e anche Slick, ma ho giochi che si adattano meglio, diciamo, alla velocità del processore, per cui accantonato il 486, Pentium 233 MMX con 128 MB di RAM, kit completo di drive, 15 di ROM, anzi masterizzatore DVD, floppy da 5,25, floppy da 3,5 e zip da 100 MB, interfaccia IDE. Dal punto di vista delle schede ISA, ho solo un AV64, come schede PCI invece ho una S3 Virge DX, che è una delle più compatibili per i giochi MS-DOS, e scheda di rete ovviamente, e una Voodoo 1, o altro? No, Voodoo 1. Per cui, insomma, con questo computer riesco a giocare anche all'ultima parte finale di giochi per MS-DOS, quelli che necessitavano, cioè che potevano girare anche in 640x480 e magari a, non so, 665.000 colori, per esempio, e anche alcuni giochi per 95, per Windows 95 e Windows 98. La presenza della Voodoo lascia già intuire, insomma, che per esempio Screamer 2, insomma, anzi, e Quake GL, insomma, potrebbero essere nella lista. Il gioco di oggi è un gioco che è sensibile alla velocità della CPU e me ne sono accorto troppo tardi, quindi non ho voglia di smontare e rimontare tutto, ma è così. Ho tolto la cache di livello L1, quindi la cache integrata alla CPU, e con un programma che si chiama Throttle vado a rallentare ulteriormente la mia CPU in modo da avere. Vabbè. Andrà lo stesso veloce, ma un po' meglio. Tanto vabbè, insomma, eccolo qua. Il gioco di oggi è Eternam, Infogrames 1992 per MS-DOS, sviluppato da Hubert Chardot, che dopo aver fatto questa cozzaglia, che insomma non è un grandissimo gioco, però insomma ha fatto giochi migliori basati sui racconti di Lovecraft, quindi sulla, diciamo, una sorta di richiamo di Cthulhu, prima appunto del richiamo di Cthulhu. Ha fatto Shadow of the Comet e Prisoner of Ice, che insomma hanno tutt'altro spessore rispetto a Eternam. In Eternam noi comandiamo il nostro, cioè, siamo, il nostro personaggio è Donna Jones, che lo vediamo qui nella copertina a sinistra, e si trova in vacanza nel pianeta Eternam, che è una sorta di parco di divertimenti globale. Dove al suo interno, no, che ospita, diciamo, diversi, questo pianeta, ogni sono diviso in zone, ogni zona è un'epoca storica particolare. Si parte da, ne so, la Rivoluzione francese, si va in Egitto, si vanno nel futuro. Ogni luogo ha la sua, diciamo, collocazione storica. Come arrivi? Tra l'altro è basato da un film Westworld, basato, sì, tratto, diciamo, preso ispirazione da un film Westworld del 72-73. E anche quello appunto narrava di questi umanoidi perfettamente integrati in questo mondo appunto,
adibito a zona vacanza. Sì, perché appunto in Eternam, come viene spiegato all'inizio, ci sono questi androidi che appunto ci popolano il mondo di gioco e creano realismo al tutto. Come arriva, noi siamo appunto Don Jones, come arriviamo al pianeta Eternam? Intanto ci danno questa neanche vestutina, vestito, questa, rimettiamo la copertina, cioè questa roba un po' boh, non so neanche io, queste cinture da barbaro, una roba del genere, ma ci rendiamo conto che il pianeta Eternam è sotto il controllo di un super cattivo che si chiama, non mi ricordo, mi ricordo Duke Nukem, ma non è Nuke qualcosa, insomma, e che vuole farci fuori. Quindi, ma noi siamo gli ufficiali delle forze galattiche, poliziesche di Orione, o una roba del genere, per cui siamo lì. Non solo per divertirci, ma anche per portare a casa la pellaccia. Quindi la mia introduzione di 6 minuti. Perfetto. Non ho altro da dire, niente, Eternam, allora. Ah, ecco qui. L'intro è bello, bello. L'intro è bello, la musica dell'introduzione è molto bella. Vai. Introduzione gioco. Bellissimo giro di basso comunque. E l'introduzione non è altro che una carrellata di immagini del gioco. Eccolo qua, Don Jones in tutta la sua, che stringe al suo fianco Tracy, la nostra, come dire, neanche accompagnatrice, ma è il nostro contatto, okay, per sopravvivere al pianeta Eternam. Ricordo un po' Monkey Island. Eccola qui. E le nostre ferie saranno indimenticabili. Don Jones, che non è neanche proprio minimamente ispirato a Miami Vice, ma noi di sintetici saranno messi a sua disposizione per dare più realismo alla sua avventura. Se tuttavia avrà difficoltà, mi metterò in collegamento con lei immediatamente. Buon soggiorno. Mi scordavo un'ultima formalità. Nel foglio che ha trovato l'ingresso si deve dare i riferimenti seguenti. Traduzione italiana è fantastica. Quindi buon soggiorno e buon camera da letto, anche buon bagno. Oh, eccoci. Allora, già qui andiamo velocissimi. Eternam ha un. Possiamo sparare. Ok. Ci muoviamo in questo ambiente 3D. Qui ho un HAL. Cioè, dei cattivi che vogliono. Ok. Ce l'hanno con me. Persone che girano ma che sono troppo veloci per interagirci. Perfetto, allora, ok, allora funziona a due modalità visive, c'è una parte tridimensionale per quando ci muoviamo all'esterno degli ambienti, mentre all'interno degli ambienti abbiamo una visuale bidimensionale, alla classica, l'avventura grafica in pixel art. E perché Eternam? Perché è una cosa agghiacciante? Cioè, allora, abbiamo il menu sotto che richiamiamo con tab. Bel fuoco. E quando me l'hanno dato, ho impiegato molto più salvo perché si,
Ho impiegato molto più tempo a capire cosa volessero fare che a finirlo, e tra l'altro non credo di esserci riuscito nemmeno con le soluzioni. Non c'è nessun problema. Eternam, oh, è proprio una cozzaglia che non ha, che non ha, non lo so. Vuole essere vagamente umoristico, ma secondo me fallisce un po' nell'intento. Possiamo interagire, il Duca Teofilo. Possiamo interagire con i personaggi e ci sono queste. Andiamo a scoprire il tesoro di quest'isola. E ci sono queste inquadrature un po'. Vabbè. Non sono bellissime. Allora andiamo verso est, dovrebbe essere di qui. In questo gioco è possibile morire in una miriade di modi diversi. Allora, intanto a destra abbiamo la nostra energia che è già 53. E va bene. 54, per fortuna che un po' ne recuperiamo. Questi che subito, cioè, sembrano dei rimbalzelli da flipper, in realtà sono dei punti di teletrasporto per quando poi andremo a spostarci nelle altre isole con le altre ambientazioni. Per esempio, possiamo morire morendo nell'acqua, annegando nell'acqua. E Tressy, e adesso chi può ha dei problemi? Chi può salvare Eternam? Beh, noi abbiamo. Ricarichiamo. Eccoci qua. Questo te lo merita per aver gradito la gente. Allora, Eternam vuole essere anche. La mia gatta. Eternam vorrebbe essere umoristico, vorrebbe essere un'avventura grafica. Ma secondo me fallisce un po' da tutte e due, in tutti e due questi suoi intenti. Qui siamo ovviamente nella parte medievale. Ci sono queste battute un po'. Boh. Così, e vabbè, la mappa del gioco, la schermata del gioco, insomma, quella barra bianca qui sotto sta a indicare che qui c'è una porta, ovviamente che non possiamo vedere perché, appunto, è vista, ce l'abbiamo appunto alle spalle, quindi non possiamo vedere fisicamente la porta, quindi il gioco ci dà questa barra bianca e ci indica una strada appunto in basso dove salgo. Si dice che lì sotto appunto c'è un passaggio, anzi una strada in basso. Sono un po' disorientato perché sì, in effetti Don Jones mi sembra di essere abbastanza a posto, ho fatto già il 3% del gioco. Allora, qui c'è una presa. Attenta a non mettere le dita nella e vengo fulminato. C'era qualcosa tipo di che si metteva al corrente, una roba del genere. Qui c'è il Medieval Express. E sono quelle cose che mi hanno lasciato abbastanza perplesso. Adesso tiriamo un secondo. Vabbè, il quadro, carino il quadro che segue il personaggio. Il
Per esempio, qui sotto c'è una porta, un fiammifero, quindi andiamo a raccogliere il fiammifero. L'inverno sarà rude, prendiamo, no, non possiamo prenderlo, però possiamo per esempio usare il fiammifero vediamo. Credo. Vabbè, non posso dar fuoco alle. Buongiorno, messire, certo. Il gioco è, tra l'altro, signore. La testa del cane, probabilmente. Ok? È un'avventura grafica abbastanza difficile, perché appunto io con le soluzioni sono riuscito a malapena ad arrivare, penso, a tre quarti del gioco. La grafica è gradevole. Ci sono dei personaggi che ci danno delle simil quest, ma caramelle, allora dobbiamo prendere le caramelle per da dare al duca, perché ci hanno detto che lui è ghiotto di caramelle, quindi senza quelle non ci lascerà entrare. Il branco di bufali. Le statue che parlano. È un gioco abbastanza. È un gioco pieno di nonsense e ha questo umorismo, forse. Fermasi. Forse un po'. 17 minuti, basta. Forse un po' Monty Python, magari. O una cosa del genere. Vabbè, questa scena è sempre bellissima per di vedere Don Jones che viene bruciato fulminato. Gli occhiali infrarossi che ci serviranno successivamente. Allora, adesso salvo. Che magari se ho voglia di soffrire un po', gioco. Esco dal gioco, ma mi manda in crash il computer, quindi siamo a posto. Allora, cioè, ho fatto vedere insomma, Eternam, è una cosa a livello, secondo me, quasi sperimentale. Da provare, perché comunque non ce ne sono tanti di giochi di questo genere. Ma onestamente non mi sembra sto gran capolavoro. Quindi, mi scuso già per questa puntata un po' sottotono, ma ce l'avevo nella lista. Io mi ricordo che andavo in terza superiore, me l'hanno dato e ci ho giocato abbastanza, almeno perché insomma mi pareva quasi un'avventura grafica, che in effetti è, ma ben diversa dai Monkey Island o di Indiana Jones. Quindi questa avventura grafica particolare, e insomma, ho detto, beh, me la gioco, non ce ne sono tante, quella avevo e quella appunto ho giocato. Però, ecco, col senno di poi, in effetti, secondo me è un gioco un po' bruttino. Quindi vi chiedo già scusa per questo video, che sicuramente non vi sarà piaciuto, ma almeno adesso ho chiuso tutti i giochi che necessitano di una CPU più lenta. Riporto la velocità del mio computer a livelli accettabili dal BIOS. Probabilmente questa sarà la parte più interessante del video, quindi andiamo a riabilitare la CPU internal cache. Io vi ringrazio per aver visto questa roba e al prossimo gioco che sicuramente sarà meglio di questo. Ciao!